invito nato dalla sintonia su temi civili, sociali ed economici. È quello che l'Università degli Studi Roma 3 ha rivolto a Papa Francesco, che ha accettato di visitare l'Ateneo Statale venerdì 17 febbraio. In una giornata normale, rivela il rettore Mario Panizza, e non in una occasione speciale, anche se proprio quest'anno ricorre il 25esimo della fondazione dell'Università. Un Ateneo, il terzo nato nella città, che conta oltre 30.000 iscritti, che ha sedi disseminate nel quadrante Garbatella, Ostiense e Marconi, fortemente riqualificato proprio per la presenza dell'Università e nel pieno rispetto della cosiddetta terza missione dell'Ateneo, ovvero la capacità di sviluppare, accanto alla formazione e alla ricerca scientifica, il dialogo con la società. Saper fare e saper essere cittadini è lo slogan dell'Università, secondo il rettore Mario Panizza. La formazione del ragazzo non è puntata, non mira solo alla sua preparazione disciplinare, deve mirare ad una conoscenza interdisciplinare, proprio per saper formare e costruire una personalità a raggio abbastanza, campo abbastanza ampio, proprio perché prima di un professionista, di un lavoratore, di un maestro, deve essere un cittadino. E quindi sapersi occupare di una serie di problemi e lavorare, forse la parola è anche fin troppo aulica, per la pace con gli altri uomini, però insomma per saper rendere compatibile quello che è il proprio sapere con quello che è il sapere anche degli altri, e quindi rendere armoniche le relazioni, ecco. A 10 anni dalla sua fondazione anche Giovanni Paolo II fece visita a Roma III, ricordando che l'umanità ha bisogno di cattedre di verità e che l'università, fucina del sapere, è chiamata a costruire un futuro ancorato ai valori saldi e universali della libertà, della giustizia e della pace. Valori che Don John D'Orazio, coordinatore della cappellania presso Roma III, riscontra nei giovani universitari. L'università è un luogo dove gli studenti imparano a guardare alla realtà, a conoscere la realtà in senso critico, e anche ad imparare a costruire la civiltà e quindi creare ponti di dialogo e di pace. Ci sono vari gruppi di studenti che partecipano a realtà ecclesiali, quali Comunione e Liberazione, la FUCI, i Giovani di Sant'Egidio. E allora cerchiamo di creare con loro anche momenti di incontro e di collaborazione. Saranno 4 i giovani che rivolgeranno a Papa delle domande. Tra di loro c'è una giovane siriana, Nuressa, venuta in Italia proprio grazie a Francesco nel viaggio di ritorno dall'isola di Lesbo. Una visita che sicuramente lascerà il segno. Io penso che quello che possa rimanere, che potrà rimanere, è sicuramente questa traccia, questa guida che il suo operato, le sue azioni stanno marcando all'interno della società civile. Quindi è sicuramente un'esperienza che su questa sarà particolarmente importante, significativa per gli studenti, ma molto probabilmente, anzi ne sono certo, anche significativa per i docenti. Don John ha in cuor suo che sia il Papa ad inaugurare la prima cappella per gli studenti di Roma 3. Con l'occasione della visita del Papa stiamo cercando di realizzare una cappella per gli studenti, perché nei 25 anni di servizio finora non c'è stata una cappella fisica. La cappellania ha anche spostato sede più volte. Adesso siamo ospitati presso la Basilica di San Paolo e chissà.